ai consiglieri, al sindaco e ai consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi, ai cittadini convenuti e al dottor Santo Salvi, nuovo sindaco di Guardamede, a cui faccio gli auguri di buon lavoro. Un augurio che ovviamente estendo anche alla nuova giunta, la cui composizione ci si è però premurati di comunicare prima agli organi di stampa e solo oggi nella sede naturale. Dicevo, faccio gli auguri di buon lavoro alla giunta, al consiglio tutto, a nome mio e del gruppo consigliare di Guardamede il Bene Comune, che ho l'onore di rappresentare in qualità di capogruppo, un gruppo che va al di là dei consiglieri qui presenti, perché comprende anche tutti quelli che hanno lavorato e collaborato con noi in quest'ultimo periodo e hanno condiviso il nostro cammino e le nostre idee. 5 anni fa in quest'aula Donatello Di Pinzio parlava di, l'assessore Donatello Di Pinzio parlava di vittoria morale dopo una sconfitta per soli 76 voti. Seguendo questa logica, verrebbe da dire che i veri vincitori di questo appuntamento elettorale siamo noi, se si tiene conto che Strato Rolando ha ottenuto più consensi personali del dottor Salvi. E soprattutto se si pensa al modo in cui le diverse ed opposte compagini politiche hanno condotto la campagna elettorale. La nostra riteniamo contraddistinta da coerenza, trasparenza, sincerità, confronto aperto con tutti e dati e fatti senza la mano. Ma siamo in una democrazia e per quanto imperfetta questa possa essere, la vittoria va attribuita e riconosciuta a chi ottiene anche un solo voto in più rispetto all'avversario. Ciò che è innegabile però è che rappresentate solo una metà della nostra città e questo rende il vostro compito ancora più difficile e lo pone costantemente sotto esame, non solo nostro, per il nostro ruolo di opposizione, ma anche da parte di 2.939 guardiesi che in noi hanno creduto. Vedremo le risposte che sarete in grado di dare, soprattutto a quanti da voi non si sentono rappresentati. E credo sia anche vostro dovere assumere la responsabilità di aver spaccato in due la città, con un clima di diffidenza e di ostilità che non mai visti prima. Mi si permette di riportare il caso della contrada dove vivo. 5 anni fa i candidati della zona erano 4, 2 per il centro-destra e 2 per il centro-sinistra, tra cui io, peraltro i 2 di centro-sinistra e 2 differenti schieramenti. Senza neanche metterci evidentemente d'accordo, abbiamo condotto una campagna elettorale all'insegna del rispetto reciproco, della compostezza, del riconoscimento delle proprie storie personali e politiche e delle proprie esperienze. E una volta concluse le elezioni, ci sono sempre stati dialogo e collaborazione tra di noi. Lo stesso non si può dire per questa competizione, in cui i toni sono stati aspri, gli attacchi personali, minacce dirette e indirette, rispetto alle tue posizioni totalmente assenti, le bugie ripetute e sistematiche. E rivolgo quindi un appello al consigliere di centrodestra Antonello Di Crescenzo, con cui condivido l'appartenenza alla stessa comunità, di impegnarsi a ricucire insieme a me quelle lacerazioni sociali che si sono prodotte in questo mese di campagna elettorale. Certamente non per volere né mio né suo, ma per azioni di altri che sono andati al di là della normale competizione elettorale. Sono sicuro che raccoglierà questo mio invito. Riguardo a questa situazione di divisione, spero sia un caso, e di questo chiedo qui in questa sede ufficialmente spiegazioni, del fatto dei manifesti che riportano la convocazione di questo primo consiglio comunale sono stati affissi nel centro storico in alcune determinate contrade ormai da giorni, mentre in altre non ve ne traccia e in altre ancora sono comparsi solo ieri sera. Pare quantomeno inusuale che gli azzurri lenzuoli di ringraziamento del centrodestra, recanti anche lo stemma comunale, e su questo chiederemo anche spiegazione, abbiano invaso in tempo record i muri e le bacheche dell'intera città, mentre un avviso istituzionale così importante sia stato diffuso a macchie di leopardo e in ritardo. Scientemente o no, ci direte voi. Che partiti di appartenenza degli eletti siano più importanti del ruolo istituzionale che essi ricoprono? Ed è così che si cura mantenere unite le contrade al centro storico e queste tra di loro. Ci auguriamo ovviamente che non sia così. Signor Sindaco, quando siamo venuti a congratularci della sua vittoria e ad augurarle buon lavoro, ci ha chiesto di smorzare le polemiche e di tenere sotto controllo i nostri sostenitori. Lo chiediamo pubblicamente anche noi a lei. Si faccia garante del rispetto che sempre è dovuto all'avversario e in particolar modo a chi perde e perde con onore. Quando 5 anni fa il gruppo guidato dal professor Pannerio si è insediato in questo palazzo di città, lo ha fatto in punta di piedi, nel rispetto di tutti e delle storie di tutti, e nella coscienza che eravamo chiamati a svolgere un compito a termine, per un tempo più o meno lungo, a servizio di tutta la città. Non è stata la presa del comune la nostra, e ci ha fatto male, ma credo soprattutto abbia fatto male a Guardamede. Aver assistito a manifestazioni poco eleganti e poco rispettose, sin dal momento della proclamazione, nei nostri confronti e nei confronti di chi ha governato questa città con dedizione e sacrificio in quest'ultimo quinquennio. E si faccia garante anche del rispetto che è dovuto alle istituzioni comunali in particolare. Mi riferisco al consigliere Mauro Scioli. Consigliere,
Non ci si candida tanto per fare un'esperienza nuova, non si chiede la fiducia e l'appoggio degli elettori per poi passare la mano. Quando si chiede il voto si stabilisce con il cittadino un patto fatto di elezione e di rispetto. E soprattutto quando si raccoglie un consenso come il suo, ci si assume per intero tutta la responsabilità di governare, caricando su di sé gli oneri e gli onori, e stabilendo come priorità la dimensione pubblica e non quella personale. E da donna mi permetto di esprimere il rammarico per la consigliera Amicoli, una lista che prevede al suo interno una sola presenza femminile, e quando questa viene eletta, tra l'altro con un ottimo risultato, e me ne congratulo, non le si dà neppure l'opportunità di far parte della giunta, ma a far presagire su quali saranno le politiche per la donna di questa amministrazione, che badate, non possono orientarsi, come scritto nel programma elettorale di Progetto per Valdegrele, ai soli parcheggi rosa. Le pari opportunità, soprattutto in politica, sono un argomento delicato. E i piccoli traguardi raggiunti finora sono il frutto di lunghe battaglie che donne coraggiose e preparate hanno sostenuto nei decenni, contro un sistema che si è declinato solo al maschile, certamente più povero, più limitato e più limitante per tutti. Ma signor Sindaco e signori assessori, oltre a queste considerazioni di carattere generale, sia vostro preciso obbligo e dovere, sin da questa seduta, dare risposte nette. E se posso parlare, sì sì, no no, perché di più mi è dal maligno. Su alcune questioni vitali per la nostra città, per cui ci bisogna di sapere se darete continuità come avremmo fatto noi oppure no. Sta a voi ovviamente scegliere, ma dovete scegliere. Sindaco, non si dia cura di informare i giornali di vecchie cause relative alla variante generale del piano regolatore, di cui lei ha omesso di dire che nel 1985 si tratta, del progettista Catalano e non di quello del professor Falasca, predato l'attuale piano, e quindi ben lontano da qualsiasi responsabilità che si possa imputare alla passata amministrazione, la quale invece ha cercato di giungere ad una conciliazione offrendo agli ingegneri 50.000 euro di 209 milioni di vecchie lire da lui richiesti. Insomma, rifiutata dal progettista, ed è per questo che il contenzioso va avanti, non per inerzia, come mi ha affermato, ma perché non si possono scialacquare i soldi della collettività per leggerezze, che poi leggerezze non sono, ma sono macigni, compiuti in un passato che di centro-sinistra non era. Ci dica invece, cosa ne volete fare ora di questi tre strumenti urbanistici, la variante generale per il regolatore e i piani particolareggiati di Comedy Caporosso? Nel vostro programma elettorale avete scritto «rivedremo questi piani», il che potrebbe essere assimilato alla normale procedurale fase di osservazione prevista dalla legge. Lei nella seduta consigliare dell'8 febbraio ha dichiarato, e cito testualmente dalla pagina 17 del verbale di trascrizione, di essere perfettamente favorevole all'idea del professor Falasca di questo piano, così come l'ha concepito e organizzato. E palesava l'unica perplessità su non poter essere convinti del fatto politico di presentare adesso questo piano. E poi rivolgeva una domanda all'allora assessore Naccarella, lamentando il fatto che sono stati fatti piani particolareggiati soltanto di Comune di Caporosso. Ma qui nel nostro comune, aggiungeva, abbiamo anche altri borghi, piccoli borghi, quali Sciusciato, San Biase, San Domenico, che sono nelle stesse e medesime condizioni di Caporosso di Comini. Allora perché la scelta di questi due e non di un altro? Chiedeva.